Just Rage. Buongiorno, buongiorno, buonasera, io sono Satiro, questo è il mio canale e oggi siamo qui con un nuovo video. Oggi siamo qui con un video, ragazzi, ma un video molto importante perché, come sicuramente avrete già letto dal titolo, altrimenti non avreste aperto questo canale. Ho detto bene, avreste aperto, altrimenti non avreste chiuso il canale, non avreste aperto il, altrimenti non avreste chiuso il video, aperto il canale. Sono qui per annunciarvi, ragazzi, la chiusura del mio canale. La questione del mio canale, perché ho visto, ragazzi, che non c'è molta risposta tra me e voi, tra me e te non c'è molta risposta. Ho visto che comunque non ci sono buoni feed, non ci sono tanti like da parte vostra, molti commenti come supporto. Ho visto che non c'è, diciamo, supporto reciproco, contenuto, supporto. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, cosa... non lo so, cioè, se vi è piaciuto il pesce d'aprile, cioè, se vi è piaciuto il pesce d'aprile, oppure non lo so, scrivete sotto nei commenti quanto da 1 a 10 sono bello, sono figo, sono snello, sono un fotomodello. Oggi, ragazzi, andiamo a rispondere un po' di domande che mi avete fatto. Avete capito sicuramente che non chiudo il canale, ma lo chiuderò domani. Allora, Just Ray ci dice: cambierai mai la intro del tuo canale? Non perché è brutta, ma comunque la cambierai essendo che è vecchiotta. Molto probabilmente sì, ma non per adesso. Non per adesso perché non trovo chi potrebbe farmi una buona intro, una bella intro. La bellezza interiore, la bellezza naturale, quella bella bellezza, bella. Gabriel Rossi, ragazzi, mi chiede: marca mutande? La marca delle mutande è Girls Model. Sì, è una marca svedese, molto conosciuta dagli uomini in Germania. E questa è... volete vedere? Godzilla ci scrive: un'arancia cade dall'albero delle arance. Quell'arancia diede a un'altra arancia: mi aiuti? E l'arancia che sta sopra dice: no, arancia ti... ah! Un altro ragazzo mi chiede: calunnia, tutte calunnie. Venderai mai il tuo PG di Drakensang? Sì, lo vendo a 280 euro, ovviamente già scontato del 3% di sconto. E non penso lo venderò, forse in futuro, forse no, chi lo sa, vedrò, boh, non lo so, saprò. E il super codicino mi chiede: sei mai stato troppe ore davanti al PC? La domanda è sbagliata, dovevi scrivere: sei mai stato poche ore davanti al PC? Quali sono le tue passioni e i tuoi hobby? Ce lo chiede White Shock. No, scusate. Warshock ci chiede questo. È Warstock imbranato. Ci chiede, perché lo chiede anche a voi, voglio qui sotto le vostre risposte anche. Altre domande. Voglio sapere, ragazzi, il pesce d'aprile più bello che vi è mai capitato di fare e che alla fine è riuscito e è andato anche a buon fine. La mia passione, ragazzi, ovviamente è quella di fare lo youtuber, ragazzi, ed era anche quella di fare il calciatore. Purtroppo, ragazzi, è una passione, non sono riuscito a realizzarla. Ogni tanto gioco a calcio barella, giusto per emozionarmi un po', ma sono forte anche lì, Hobby, ragazzi, i miei hobby: mangiare, ragazzi, mangiare è un hobby spettacolare, splendido, bellissimo. Infatti questa telecamera la mangerò. E farvi ridere, ragazzi, il mio hobby principale è quello di divertirvi, farvi ridere, strapparvi un sorriso, strapparlo proprio e farmi rimanere senza la bocca. Mattia Rizza ci scrive: mi bannerai dal TS? Mi sa che ti hanno già bannato. (Ride)
Ragazzi, il pesce d'aprile che mi è riuscito veramente molto bene è stato a mio padre quando feci finta di essere stato bocciato un anno e non averglielo detto per un anno. Cioè, ho fatto finta di essere stato promosso e gliel'ho detto l'anno dopo, in pratica. Ho creato il foglio dove c'era tutto scritto bocciato, bocciatino, bocciatello. Mio padre è rimasto partito di merda. Ha detto, com'è possibile, scusa? c'è cascato, ma tanto. Ovviamente mia madre, mio fratello, eravamo tutti messi d'accordo. È stato veramente un bel pesce d'aprile. Consigliatemi pesce d'aprile da fare oggi. Mi dispiace per aver chiuso il canale, ragazzi. Mi dispiace veramente tanto. Però io non volevo, ma purtroppo la CIA mi ha detto di chiuderlo. Mi stavano controllando da un bel po' di tempo e alla fine hanno deciso di farmi chiudere il canale. Se stai guardando questo video, so che non lo stai guardando, è una cosa molto importante. Nulla. Ragazzi, mi raccomando, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un bel like, commentate qui sotto, qui è tutto da Satyrion, andate a cagare la fischia a tutti, ciao belli!